Buongiorno, benvenuti a Omnibus. Allora vi presento subito i nostri ospiti e anche dalla loro qualità capirete che il dibattito sarà naturalmente politico sulla direzione, il patto del Nazareno, però che prenderà anche altre strade su temi molto scottanti. Allora, innanzitutto c'è Sergio Chiamparino che è il presidente della Regione Piemonte ed è anche il presidente della Conferenza delle Regioni. Poi c'è, ed è del Partito Democratico naturalmente, poi c'è Filippo Taddei che è il responsabile economia e lavoro del Partito Democratico, renziano, anche questo va detto. Buongiorno. Buongiorno. Poi c'è Angela Mauro di Huffington Post, giornalista. Buongiorno. E in collegamento da Milano dovrebbe esserci, adesso lo vediamo, Mario Seminerio, eccolo, che è una conoscenza del pubblico di Omnibus, è un blogger, esperto di economia, il suo blog si chiama fastidio.net. Allora, e buongiorno e benvenuto anche a Seminerio. Allora, c'è una domanda preliminare che devo fare a Chiamparino perché ha fatto molto scalpore un'intervista che ha rilasciato al Fatto Quotidiano, dove lei, come in un mondo in cui tutti dicono no, io non sono candidato, non sono in corsa né per il Quirinale né per nulla, invece Sergio Chiamparino ha detto se il Movimento 5 Stelle ci sta, al Colle vado di corsa. Sì, beh, mi sembra evidente il tratto ironico della risposta. Però i suoi colleghi non l'hanno presa con ironia. Perché sa, questo è un po' un giornalismo fatto così, cioè se uno dice, fa una battuta viene presa sul serio, se dice una cosa seria non la considera nessuno. Beh, però siccome è una battuta che va avanti su varie domande, ma si sì, poteva... No, la rivista è anche la rivendico tutta, no, ma anche la battuta, però evidentemente una battuta, ci mancherebbe. Non si sente in corsa soltanto io faccio già fatica e spero di riuscire a fare il presidente del Piemonte, figuriamoci pensare ad altre cose, ma non ci penso neanche. Non ci pensa neanche, questo va bene. Tranquilla. E invece sul fatto che dice a un certo punto che, insomma, tutto sommato non le dispiacerebbe Prodi? Ma Prodi io l'avevo quando c'era stata l'altra vicenda, a un certo punto anche lì avevano tirato in ballo me un po' come, beh, i renziani un po' come, la Sofia, votato... un po' come la Sofia Loren dei tempi d'oro, no? Quando c'era Leone, Sofia Loren, ecco, avevano tirato in ballo me, io avevo detto che la candidatura che mi sembrava più ragionevole era quella di Prodi, poi ci sono state le note vicende, insomma, i 101 e così via, però... Adesso obiettivamente la stagione è diversa, quindi anche le valutazioni devono tenere conto che sono cambiate molte cose. Poi ho visto che Romano Prodi si è dichiarato indisponibile, quindi mi sembra alla fine prevalgono le volontà dei singoli, soprattutto. Va bene, se dovessimo fare un titolo, poi... insomma Chiamparino ha detto che era una battuta, non è in corso. Sì. Questo direi, sì. Va bene, allora questo naturalmente era una specie di prologo, come dire, doveroso, perché avere qui Chiamparino e questa intervista sotto mano... È strano che non mi abbia richiamato lì dove dico che ho il cuore con le bandiere rosse e che però non voglio andare a sbattere. Mi era piaciuta molto come aveva sintetizzato quella mia l'ultima. Le era piaciuto più questo che non il... Sì, quella era proprio una battuta quasi scherzosa, perché immagini se Grillo cade. Però guardi, io non parlavo dei giornalisti, è stata presa con scarsa ironia, diciamo, dai suoi colleghi politici. Ma forse tutti, anche per il fatto che l'anno scorso il suo nome sì, per quello si può, quindi certo. Allora, però dunque siamo reduci da una notte, è stata piuttosto complicata per il Partito Democratico, e chiedo a Taddei per primo, perché nella direzione la minoranza è un po' venuta allo scoperto con critiche sulla legge elettorale, non vogliono saperne di accettare una cosa che invece Renzi ha concordato con Berlusconi, e cioè di portare a 100 il numero dei capilista nella legge elettorale, quindi dei nominati, 100 nominati e un capilista, oltretutto candidature multiple, insomma è una cosa che la minoranza dice di non voler accettare, e dall'altra parte anche su Jobs Act sembrano fare un po' più la voce grossa. Che pensa lei, come andranno a finire queste partite? Ma che mi sono sembrate entrambe prese di posizione non conclusive, cioè da parte di un dibattito in cui semplicemente si esprimono perplessità su punti generali. In realtà però rimane il punto politico su entrambi i temi, sia sulla legge elettorale che naturalmente sulla legge di riforma del mercato del lavoro. Sulla legge elettorale si afferma un principio, il principio per cui il territorio nazionale si divide in un certo numero di collegi, anche abbastanza granulari, grosso modo intorno alle province di oggi, il centinaio di cui si è parlato, e in cui ci sia perlomeno un punto di riferimento per
ciascuno dei grandi partiti, in particolare per il partito che ottiene la maggioranza, provincia per provincia, che sia appunto il punto di riferimento per quel partito e per quella provincia o per quell'area del paese attraverso la legge elettorale. Il tutto però mantenendo il cardine fondamentale, che è poi il fine, perché si sta facendo l'intera operazione legge elettorale, cioè assicurare. Ad oggi noi siamo una democrazia sospesa perché sappiamo che c'è una legge elettorale vigente che ci permette di andare a votare, ma che non ci consegna, nella 9 casi su 10, nessun tipo di risultato elettorale che sia chiaro, che sia spendibile, che possa produrre un governo stabile, insomma, non solo un confronto elettorale, ma alla fine un governo che sia stabile, chiaro e nelle mani dei cittadini come scelta. Quindi questa è la scelta politica, questo è il passo politico fondamentale, avere una legge elettorale che ti assicura la governabilità. E su questo, questo secondo me è il tratto politico caratterizzante fondamentale, è quello che forse dovrebbe emergere con maggior forza, al di là di Ma lei teme una battaglia parlamentare da parte della minoranza, che anche l'idea che insomma le elezioni possano essere Finché il dibattito è così continuo e così anche intenso, nei luoghi che sono anche deputati a questo dibattito, la direzione è questa. La direzione di un partito, soprattutto del più grande partito italiano, è il luogo dove emergono le posizioni, emergono le divergenze, proprio perché il dibattito che poi segue, anche quello parlamentare, sia il più possibile ordinato e orientato però al risultato. Però non c'è stato un voto e ha detto anche Renzi una cosa che insomma a qualcuno ha dato fastidio, ha detto ma non mi serve un mandato. In realtà non ho bisogno del mandato della ridirezione. No, attenzione, perché quella direzione ha votato un mandato proprio sul principio di una legge elettorale che garantisse la governabilità. Prima l'aveva votato, no? Sì. Esattamente, che garantisse l'aveva votato, se non mi ricordo quanti mesi fa, ma parliamo di parecchi mesi fa oramai, che desse il mandato al segretario, oggi Presidente del Consiglio, di appunto avere una legge che garantisce la governabilità, che scardinasse il principio del liste bloccate, cioè dei cittadini che non possono scegliere i propri eletti, i propri rappresentanti in Parlamento, e sulla base di quel mandato poi la direzione politica, cioè il segretario politico, esercita la propria autonomia all'interno di quel mandato. Tutto quello che è il dibattito, che accompagna il mandato, senza ridiscutere, perché il mandato è già avvenuto, è assolutamente sano. Secondo lei era già sano. E volevo sentire da Chiamparino che cosa ne pensa, se serviva un altro mandato. In realtà delle modifiche ci sono state, c'è stato poi un accordo con la maggioranza, con Alfano, c'è stato l'accordo con Silvio Berlusconi, insomma sì. Ma però sinceramente mi sembra che, almeno io ieri sera, per quello che ho sentito dal segretario, Presidente del Consiglio, Non vedo tanto un problema di nuovo mandato della direzione. Sulle leggi elettorali, l'ottimo è nemico del bene, no? Perché è chiaro che se ragionassimo su un modello ottimale, io ad esempio credo che il collegio uninominale sarebbe meglio delle preferenze, perché garantisce una rappresentanza meno parcellizzata delle preferenze, però le preferenze garantiscono una rappresentanza meno parcellizzata delle parlamentarie, perché con le parlamentarie non dimentichiamo che sono diventati deputati alcuni che hanno avuto il voto di gruppi, non voglio dire familiari, ma poco più in alcuni casi, quindi già le preferenze vota l'universo che vuol votare, quindi già c'è un po' più, però eccetto i capilista. Infatti io avessi dovuto disegnare il mio modello ideale, io avrei detto collegi uninominali per eleggere i 3/4 del Parlamento e un quarto che viene eletto, per dire, e un quarto eletto su liste bloccate nazionali, in modo tale che è giusto che un partito porti delle persone che sono di riferimento, di fiducia, anche dei leader, perché no? E poi il resto rappresentanza territoriale. Però capisco che questo cozza contro, credo io, Forza Italia, che teme di non eleggerne neanche uno. E quindi l'accordo alla fine, è frutto di un compromesso, come ha detto Guerini. Io, allora, un per essere molto moratento. Chiaro, se fossi parlamentare la voterei, senza, così come l'ho sentito. Sì, con tutto quanto. Posso appunto, cioè, dato il fatto che aderisco al lodo Chiamparino nella sua interezza, cioè sono un completo... Basta lodo Chiamparino. No, essendo anch'io un convinto maggioritarista uninominalista, insomma. Quindi se anch'io potessi scegliere direi quello senza dubbio. Le preferenze sono, per mia formazione politica e convinzione, un male minore e l'accetto in quanto tale. Però
anche questo dei 100 capilista eletti e fissati. Cioè, stiamo attenti perché anche con candidature multiple, che quella veramente è sì, una cosa che sì è verissimo, cioè non è un sistema al di là dell'ottimo, quindi non voglio qui stare a dire accolgo il vostro rilievo, però lo dobbiamo accogliere con un po' di attenzione, cioè, anche nel maggioritario con i collegi uninominali io so un partito organizzato che abbia un minimo di struttura sa molto prima delle elezioni quali sono i collegi cosiddetti sicuri. Voglio decidere, e chiaramente i partiti poi lo utilizzano. Io sono emiliano, Emilia Romagna, noi sapevamo esattamente nei collegi uninominali al 95% chi venisse eletto. E se io volevo determinare la classe dirigente, mettevo le mie persone di fiducia in quei 95 collegi sicuri, facendo giocare quelli insicuri, taddei del caso, taddei vai lì e giocati Piacenza. Vogliamo invece il Chiamparino irrinunciabile? Lo mettiamo a collegio 12 Bologna Centro. E lì non c'è discussione. Un rilievo. No, volevo chiedere a Angela Mauro di, come dire, tu hai seguito tutti i lavori della direzione ieri, hai visto anche la minoranza, c'è qualcosa, come dire, c'è una volontà polemica in più, mi sembra che sia Taddei che Chiamparino tutto sommato ne smorzino la portata, ma secondo te è successo qualcosa di diverso ieri? Sì, mi sembra di capire che il rilievo essenziale che viene sottolineato sulla legge elettorale è il fatto che alla fine con questo sistema è solo il PD con il premio di maggioranza e con, diciamo, prevedibilmente i voti che prenderà a eleggere gente anche con le preferenze, mentre tutti gli altri partiti eleggono con le liste bloccate. Mi sembra che il rilievo più essenziale, visti i numeri che ci sono adesso, cioè, la proiezione è questa, tutti eleggono solo con le liste bloccate, quindi solo nominati, e soltanto il PD ha una quota o il per le preferenze che prende il premio di maggioranza. E questo secondo me è un rilievo. Sì, è un rilievo giusto, però anche qui secondo me andrebbe fatto un commento aggiuntivo. Non è il PD, ma è il partito che vince le elezioni. Sì, e che ho capito che oggi non so, oggi è lo stesso, oggi PD, ma domani potrebbe essere un distruttivo lo stesso, anche se fosse Forza Italia secondo, o Grillo. In questa interpretazione la cosa che mi lascia sempre un po' perplesso è che è un'interpretazione un po' statica, nel senso che noi guardiamo il sistema elettorale vigente partitico italiano come se fosse l'unico possibile. C'è un sistema in cui c'è il PD forte, poi due partiti abbastanza forti, diciamo per semplificare Forza Italia e 5 Stelle, che rimangono più o meno parificati al 20%, e poi altri partitini più piccoli qua. Ma in realtà i sistemi partitici evolvono col cambiamento dei sistemi elettorali, quindi dobbiamo chiederci, con questo sistema elettorale, quale sarebbe il sistema partitico che emerge? E sarebbe molto probabilmente, ed era anche un accenno che faceva ieri il segretario nella sua relazione, a un sistema che è sempre più, vogliamo chiamarlo se non bipartitico, ma fortemente bipolare, in cui allora a quel punto non sarebbero solamente il partito che vince ad eleggere solamente ad eleggere capilista e deputati o parlamentari con le preferenze, ma anche il partito che può perdere le elezioni, in misura minore certamente, ma anche quel partito che parla posso, posso fare un velocemente video, perché voglio sentire anche Mario Seminario, perché può esserci anche la tendenza a invece all'aggregazione, cioè al disegno a cui sta lavorando Renzi, cioè il partito della nazione che prende tutti e tutto. C'è la riflessione di fondo che forse bisognerebbe fare, che andiamo sempre di più verso un'americanizzazione del sistema politico, dove alla fine della fiera i partiti diventano sostegno di leader che si candidano nella competizione. È una riflessione che forse andrà fatta, e che se va in porto questa riforma col doppio turno così com'è, si porrà un problema serio, dico quello che gli anglosassoni chiamano shake and balances, perché noi avremmo un Parlamento del territorio, cioè il Senato, diciamo, che rappresenta un controllo, ma è un controllo molto limitato. E poi avremo un primo ministro che di fatto avrà un potere forte dal punto di vista, e secondo me fondamentalmente è ancora necessario rafforzare i poteri dell'esecutivo, perché in quella logica ci sta. D'altra parte già non oggi non so se tutti saranno d'accordo, no, nel io nel dico, questo è il punto, dico su bisogna studiare un sistema di balances che sì, consenta, però questa riforma per ora non ce l'ha, per ora no, io difatti dico bisogna aggiungere, vorrei bisogna sentire andare anche avanti. Mario Seminario, che ovviamente è un economista, però questa partita sulle riforme in qualche modo si intreccia, se non altro si intreccia perché una delle cose che viene detto
devono essere, come dire, portate in Europa, sono un elemento sensibile nelle valutazioni che l'Europa poi fa della politica economica, non solo della politica e della politica economica, anche se riguardano le istituzioni, è così? Sulla legge elettorale non credo che sia così rilevante, nel senso che è vero che serve stabilità, servono coalizioni stabili e che possano governare, ma non credo che si possa, diciamo, esibire in Europa come biglietto da visita il fatto che sia fatta una riforma elettorale e quindi ci regaleranno un po' di quella flessibilità che al momento non ci stanno assolutamente concedendo, perché questa è la realtà sostanziale, no? Come mostra il fatto che sono in corso negoziati tra la Commissione europea e il governo italiano per la grandezza del PIL potenziale italiano, quindi per capire quanto sarà la reale entità della correzione del deficit PIL strutturale, e anche per il fatto che ci hanno chiesto e ottenuto chiaramente una correzione al deficit strutturale e a quello assoluto, che di fatto rende questa manovra assai poco espansiva. Diciamo, era una manovra non estremamente razionale, a mio modo di vedere, non particolarmente efficace nell'immediato, e con le correzioni che sono state chieste probabilmente il suo già lieve potenziale espansivo è stato completamente dissipato. Per cui la situazione al momento, io mi rendo conto che in certi ambiti, in certe dimensioni, l'ingegneria elettorale e costituzionale affascinano e rappresentano elementi di discussione, però io non perderei di vista il bersaglio grosso, che è la performance economica di questo paese, che resta assolutamente deludente, e il potenziale effettivo di espansione e di riforma di questa legge di stabilità che, ripeto, a mio modo di vedere è assai scarso. Taddei, le modificazioni hanno ridotto, come dice Seminerio, e qualcuno a Omnibus ieri diceva, le giro questa osservazione per quello che vale, tutto sommato il grande dibattito sulle riforme che si è aperto proprio ora un po' distrae da altro. C'è questa accelerazione, vale in se stessa, però è anche un fattore di distrazione su partite aperte ancora più importanti, più difficili, insomma, che non stanno andando benissimo. Dunque, io sono abbastanza, sono in accordo su quanto diceva prima Seminario sull'Europa, e sono abbastanza in dissenso invece sulla manovra, nel senso che è evidente a tutti che l'Europa ha mancato di coraggio in questo momento, utilizzando il tema, della stima del prodotto del PIL potenziale. Ha mancato di coraggio nella nostra valutazione, della manovra. La politica economica è fatta non solamente di scelte, ma soprattutto di tempi. Questa è una cosa fondamentale da tenere presente. Quindi non è solamente importante quello che io vado a fare. Io faccio questo cambiamento strutturale delle tasse, se me ne dice che avrà poco impatto, io penso diversamente. Io faccio questa correzione della dinamica della spesa pubblica, io faccio questo ribilanciamento del sistema fiscale. Ora, tutti questi cambiamenti hanno dei costi per chi li sopporta, ma in generale ogni paese che si riforma in maniera strutturale, pensiamo alla riforma del mercato del lavoro, il costo, se in quel caso non è strettamente economico, è comunque politico. Nel caso della legge di stabilità invece c'è proprio un costo di riaggiustamento del nostro Stato, perché stai andando dai lavoratori italiani e stai dicendo: guardate, veramente proviamo a cambiare il meccanismo fiscale a vostro favore. Quel costo del cambiamento, delle riforme, tu lo puoi lasciare interamente ad un paese, che è quello che di fatto sta facendo l'Europa oggi, ed è la vera delusione, il vero disappunto verso l'Europa. Un'Europa che è venuta meno alla propria missione originaria di facilitare l'integrazione, che vuol dire in realtà facilitare le riforme dei paesi quando i paesi hanno il coraggio di realizzarle. Cioè l'Europa non sta aiutando. Ora, naturalmente, e lo vediamo col fatto che l'Europa ci ha chiesto una correzione, che noi, che il governo italiano, che il Partito Democratico, che tutti abbiamo ritenuto fuori luogo. E non a caso loro hanno chiesto una molto superiore rispetto a quella realizzata. Ritengo ancora, e qui mi associo assolutamente all'osservazione di Seminario, che anche la correzione sulla quale ci siamo accordati fosse una correzione eccessiva per quella che è la condizione dell'economia italiana, per quello che è lo sforzo di cambiamento. Quindi ritengo senza alcun dubbio che l'Europa abbia mancato di coraggio. Quello che invece affermo con forza, e anche rivendico, questo sì, è che l'Italia ha avuto invece il coraggio di impegnarsi ad una riforma che invece è tutt'altro. È esattamente non solo strutturale, nel senso di permanente, ma è anche molto radicale rispetto al passato, rispetto alle cifre che sposta, all'intervento che fa sul lavoro. Ora, si può dire a questo punto, guardate, non è abbastanza.
E io questo l'accetto, però ci riporta ancora al tema di che l'Europa, l'interazione con l'Europa, la condizione generale del paese. Però non si può disconoscere la direzione qualitativa e anche la sua entità assoluta. Può non essere l'ottimo a cui faceva riferimento, ma sicuramente Chiamparino prima, ma almeno è un bene. Ecco, e non riconoscere che sia un bene, secondo me, è un errore. Angela Mauro, vedo che volevi fare una domanda, ma immagino... Sì, due appunti. Quel non è abbastanza potrebbe portare a una procedura di infrazione l'anno prossimo, perché comunque mi pare di capire che... Io mi rendo conto, ma... Nessuno anche lo sa, certo, no? Anche il contrario, anche però... il contrario, anche al fatto che l'economia cresca più di quanto ci aspettiamo, perché l'Europa in realtà deve fare il passaggio che ha promesso, ma che noi dobbiamo poi aiutarla a realizzare, cioè il passaggio del piano di investimenti Juncker, nel caso in cui le prospettive di crescita che sono scritte nelle previsioni nostre, che sono attese, che non prendono in considerazione il cambiamento della politica Europa, sarebbero molto diverse. Quindi io sono perfettamente... A me va benissimo veramente considerare l'ipotesi pessimistica, ma però siamo almeno laici di fronte al però paese. Però le faccio una domanda su questa ipotesi della procedura. È vero che ci sono anche voci in questo senso, che a un certo punto potrebbe perfino avere una qualche convenienza il fatto di avere una procedura di infrazione, tecnicamente sì. Allora, sospende il fiscal compact e quindi diciamo sì, c'è sì. Una sanzione, quindi c'è un costo questa operazione, però tutto sommato poi se ne ottiene di poter espandere. Esatto, sono vere entrambe le cose, sì e no. Esattamente, sì, perché da un punto di vista l'avete valutata questa possibilità? Sì, ma si valutano sempre queste possibilità. Adesso facciamo un esempio che non coinvolge l'Italia direttamente. Francia e Spagna sono in procedura di deficit eccessivo, benissimo, hanno tecnicamente più flessibilità. Loro si impegnano a un piano di rientro, la Commissione in principio potrebbe multarle, cosa ovviamente, come sapete, mai avvenuta, e che se avvenisse sarebbe sorprendente. Però loro già hanno calcolato che gli conviene. Però decidono di esercitare di prendersi margini di flessibilità. Qual è il rischio se questa cosa la facesse l'Italia domani? È esattamente il costo politico, ma è un costo di credibilità. Cioè l'Italia sono anni che si impegna di faremo queste riforme, faremo il cambiamento, senza poi naturalmente portarlo a casa questo cambiamento. Qual è la vera svolta oggi? Non è impegnarsi a fare il cambiamento, questo l'ha fatto Monti, l'ha fatto Letta, l'ha fatto Renzi. La vera svolta è dire, guardate, noi siamo in grado di realizzare questo cambiamento anche stando dentro le regole, anche stando dentro il 3% di deficit, anche facendo le cose. Però, state attenti, qui noi siamo, a differenza dei tedeschi, che nel 2003 fecero il loro cambiamento strutturale, ma... andare in procedura di deficit eccessivo. A differenza della Spagna, tanto celebrata Spagna, poi ne possiamo anche parlare perché sono patata scettico personalmente, ma se la Spagna fa le riforme, qual è la ricaduta di quelle riforme? Deficit eccessivo. L'anno in corso, l'anno prossimo, guardate che la Spagna chiude quest'anno con un deficit superiore al 5%. Mi volete dare il deficit al 5% anche in Italia? Guardate che l'economia ve la faccio crescere anch'io. Ma poi una responsabilità. L'anno prossimo cosa succede? Cioè i mercati, che cosa percepiscono i mercati investitori, gli italiani? Vedono che l'Italia è lì che butta dei soldi un po' alla cieca, ma senza la determinazione a cambiare il modo in cui funziona in maniera strutturale, oppure l'Italia invece cambia? La risposta secca, diciamo, alla mia domanda è che l'avete presa in considerazione, ma che per il momento non è stato valutato, diciamo, opportuno. Non è stato ritenuto opportuno perché volete rimanere... Sì, ma siamo molto chiari. Cioè qui c'è un impegno preciso del Presidente del Consiglio, del Ministro dell'Economia, che non è che nasce dal fatto che ci piace essere simpatici a Bruxelles, ma dal fatto che abbiamo pesato... costi e benefici. E che la credibilità vale sui mercati, così Mario Seminario? No, ma non solo sui mercati, vale anche di fronte agli italiani, a cui abbiamo promesso le riforme e a cui non le abbiamo mai date fino in fondo, e adesso proviamo a dargliele. Seminario, però, velocissimamente, che poi devo dare la pubblicità? Sì, poi allora magari la riprendiamo dopo. Quello che devo dire è che io sono assolutamente d'accordo circa l'importanza della credibilità, però farei semplicemente notare che il Presidente del Consiglio, credo prima di arrivare a Palazzo Chigi o nei giorni immediatamente successivi, proclamava convintamente che in presenza di riforme strutturali si poteva tranquillamente sfondare il 3%. Ora prendiamo atto, probabilmente a seguito dei consigli del Ministro dell'Economia, che abbiamo cambiato l'impostazione. Quindi ora tendiamo a proteggere correttamente, secondo il mio punto di vista, il problema della credibilità e il sacro vincolo del 3%.
Però se la credibilità è anche il record delle dichiarazioni pubbliche di un premier, forse c'è qualche problema in questo paese, perché basta andare a scorrere il film degli ultimi 8-9 mesi. Però non voglio, diciamo, sforare sui tempi, magari ne parliamo dopo di questo. Questo allora è un annuncio di critiche da parte Seminario dopo la pubblicità. Noi dobbiamo ridurre i costi della politica. Da quando ci siamo noi, sia con alcuni gesti simbolici, un po' spot, le auto blu, la semplificazione della trasparenza online, ma che sono anche gesti, poi alla fine spero con una qualche efficacia immediata, noi abbiamo dato il messaggio che la politica non possa essere, deve essere la prima a stringere la cinghia. E questo sta avvenendo. Sta avvenendo non dappertutto, però a maggior ragione, per chiudere rispetto alla domanda di prima, mi viene da dire, ma come si fa con le regioni a dire che le regioni non hanno da dare un segnale di recupero anche di dignità rispetto a quello che è accaduto? Non entro nel merito, ma che diano un buon esempio loro dopo quello che hanno fatto, anziché mettersi a lamentare per un dettaglio. Allora, questo era evidentemente per Sergio Chiamparino, questo contributo. Intanto do il benvenuto a Sergio Rizzo, buongiorno, del Corriere della Sera, buongiorno, autore del libro Da qui all'eternità, l'Italia dei privilegi a vita, che ci ha raggiunto. E quindi dei privilegi a vita, però detta così non so se nelle regioni continua un po' a essere così. Allora, abbiamo visto questo Renzi, era l'altro ieri sera, Porta a Porta, che insomma è tornato su un tema che per lei non, anche perché la regione Piemonte abbiamo appreso che le ha alzate le tasse per recuperare i tagli, proprio la regione sì, Piemonte. No, ma guardi, non c'entra niente. Allora, noi abbiamo dovuto fare una manovra fiscale non per la manovra incombente, diciamo, ma perché io il 6 giugno sono diventato presidente della regione Piemonte, mi hanno lasciato un disavanzo sul rendiconto 2013 di 364 milioni, che dopo un po' di verifiche è diventato di 2 miliardi e mezzo. 2 miliardi e mezzo. Che per il bilancio 2015 vuol dire che io mi trovo, una volta messe in sicurezza tutte le spese obbligatorie, quindi la sanità, quindi non sto parlando di tagli sanitari, i trasporti, quindi i mutui, il personale e così via, io mi trovo con 70 milioni per pagare quello che nel 2014 è costato 580 milioni. Quindi tutte le politiche sociali extrasanitarie, tutte le politiche del diritto allo studio universitario, scuole paritarie, tutte le politiche della cultura. Ho fatto i tre esempi più grandi. E allora abbiamo fatto un piano di riordino della spesa che dovrebbe buttare un centinaio di milioni, 115, ma in tre anni, perché la spesa, se io uso la cosiddetta pre-Fornero, dichiaro lo stato di eccedenza del personale, uso la pre-Fornero, però quelli che possono andare agganciare la pensione e nella regione non c'è altro strumento, la cassa integrazione non si può usare, se non sbaglio. No? Beh, però questo significa che tagli, quindi avendo dovuto già aumentare le tasse Rizzo per recuperare. È un tema suo, no? Allora abbiamo introdotto, già approvato, la famosa Finpiemonte partecipazione, di cui Cottarelli giustamente ha indicato un disavanzo di 15 milioni, che peraltro è dovuto al fatto che porta in pancia le svalutazioni del capitale delle partecipate, l'abbiamo unificata, l'abbiamo chiusa, cioè abbiamo avviato il processo per arrivare, però le partecipate non è che le puoi svendere per il 2015, perché sennò rischi di svendere, cioè rischiamo di ripetere tante operazioni come la Telecom. Perché non è che la Telecom l'abbiamo privatizzata alla grande, no? A suo tempo. Ecco. Allora io dico, i tempi per ridurre la spesa, se non si vogliono fare degli spot, sono tempi che non coincidono con l'anno di bilancio 2015. Per recuperare qualcosa di quella forbice 70-580 devo per forza fare una manovra fiscale, e l'abbiamo fatta toccando significativamente i redditi, soprattutto da 75.000 euro. Beh, ho visto l'IRPEF in su. Sì, anche da 55.000 leggevo. Sì, però voglio dire, no, chi sta entro i sotto i 55.000 parliamo di
neanche 100 euro in più all'anno, fino ai 50.000, dai 28 ai 50.000. Sì, resta il fatto che appunto... Se qualcun altro mi spiega come fare... Io però sarei curioso di sapere come si è arrivati a 2 miliardi e mezzo. Per questo ma te lo dico subito, no, glielo dico subito, guardi, si è arrivati col fatto che siamo andati a vedere, allora se lei mi prende un credito, un residuo attivo e scopre che magari ci sono 500 milioni che sono inesigibili, lo devi togliere se fai un bilancio pulito. Se tu scopri che hai lasciato cadere in perenzione dei debiti per altri 500 milioni che però devi rimettere, e fa più 500 meno 500 fa un miliardo. Allora, metti che ce ne sia due operazioni così, fa 2 miliardi. Ma lei cosa... Noi abbiamo visto allora, io che... potrei mettermi a fare la caccia ai responsabili, ma è uno sport che... poco che non serve a nulla. In un paese dove tra l'altro c'è anche una non risolve il problema dell'urgente del presente. Però è utile in paese, altrimenti è veramente una cosa strana. Questa sarebbe una cosa strana. No, invece volevo chiederle però, allora, sono venuti meno, diciamo così, le ragioni per cui lei si era arrabbiato parecchio con il governo? Oggi quando ci sarà la conferenza Stato-Regioni cosa... Ma io dico assolutamente, ha ragione, oggi credo non ci siano ancora le condizioni. Cioè, è stato rassicurato dal governo sull'entità del... Rassicurato, noi adesso stiamo, c'è un lavoro tecnico che sta andando avanti che io mi auguro possa arrivare, credo ci siano le condizioni per arrivare prima del voto alla Camera sul provvedimento in aula a un'intesa che potrà tradursi in un emendamento. Mi sembra che le condizioni ci possano essere, ieri sera ho avuto modo di parlarne anche se molto rapidamente con lo stesso Renzi. Sul fatto che lei ha mandato... L'intesa su che cos'è? Saranno meno... Riduzione meno di un po' di tagli, qualche piccola spalmata. Cioè saranno più, quanti erano? 4 miliardi chiedevano alle regioni? Sì, diciamo, noi abbiamo delle proposte per stare dentro i 4 miliardi. Esatto. Quindi 4 non... non chiediamo di sforare i 4 miliardi, anche se... Cito il Messaggero, non so se posso, certo. l'altro giorno forniva un dato che, su quale rifletterei, perché mentre gli acquisti di beni intermedi di tutte le pubbliche amministrazioni si sono ridotti del 4%, si ridurrebbero del 4%, gli acquisti di beni intermedi dell'amministrazione centrale aumenterà dell'1,6%, quindi vuol dire che tutta questa spending review sui beni intermedi dei ministeri non è stata fatta. Tanto per dirne quindi, la mitica siringa, che per il ministero può essere altrettanto mitica matita, deve valere per tutti e non vale per tutti questo quindi Angela Mauro no, era questo il punto. Quello che volevo chiedere, se pensa che sia una manovra insomma mal spalmata tra le varie amministrazioni centrali dello Stato, perché anch'io avevo letto di questa, in alcuni casi sì, in alcuni casi no. Tassazione pare a oltre 5 miliardi per le regioni e molto meno per i ministeri. Le regioni hanno molto da farsi, da recuperare in termini di credibilità. Quindi soprattutto su questo ha ragione Renzi, ma assolutamente, ma chi lo nega questo? Io ho proposto, ecco, insieme a queste manovre, poi lunedì porteremo in giunta il piano sull'applicazione, credo di essere la prima regione in Italia, del patto per la salute, quindi vorrà dire cominciare a ridurre significativamente le spese sanitarie per reinvestirle in sanità e migliorare le tecnologie e il sistema sanitario. E soprattutto porteremo una riduzione del costo della politica applicando, anticipando la misura che sta nella riforma del titolo V, cioè equiparare il tetto massimo delle indennità a quelle del sindaco del comune capoluogo. Vuol dire risparmiare tra il 35 e il 40%, che però in termini assoluti vuol dire 2 milioni e mezzo anno su Piemonte. Quindi stiamo parlando rispetto a 500 milioni di... Infatti il problema secondo me non è della singola regione, no? È il sistema nel suo complesso che va ripensato. Poi forse c'è anche un problema di singole regioni, perché c'è un problema, sì, ma c'è un problema di diseguaglianze enormi all'interno di questo sistema, perché per esempio il Piemonte, io adesso non conosco la situazione del Piemonte, può darsi che effettivamente questi tagli siano... Ma ci sono altre regioni dove ci sono delle cose assolutamente inconcepibili, no? Io, mi viene in mente la Calabria. Io continuo a pensare che, ma perché la Calabria deve avere la sede del Consiglio regionale che sta a Reggio Calabria, la sede della Giunta che è a Catanzaro? Cioè, ma avete idea di che cosa significa questo in termini anche di, diciamo, di sprechi, no? Semplicemente i costi di trasporto. Un'altra cosa,
ho scoperto che c'è il bravissimo Antonio Ricchio sul Corriere di Calabria, ha scritto l'altro giorno che c'è un ufficio della Regione Calabria a Milano che si chiama Spazio Calabria, che è sempre chiuso, ma che costa 96.000 euro l'anno, che dovrebbe promuovere il turismo in Calabria. Dopodiché andiamo a scoprire che in un anno intero tutti i siti archeologici e tutti i musei della Calabria hanno dato 27.000 euro di introiti. Cioè, allora non funziona quell'ufficio, non andava chiuso 20 anni fa. Quindi questo per dire che cosa sono diventate purtroppo le regioni in questi 30 anni, 40 anni, no? Cioè, non è soltanto i costi della politica, è proprio, come dire, la macchina complessiva che va ripensata. No, ci sono situazioni dove io mi domando, per esempio, il Lazio c'ha un settore parchi, persone dei parchi, che sono 1200 persone. Ma cosa fanno queste 1200 persone? Non mi sembra che i parchi del Lazio siano così, no, in uno stato, diciamo, di meraviglioso, no, manutenzione. Cioè, cosa fanno? Cioè, è tutto un problema. Però in realtà su questo punto, Taddei, su queste cose che dice Sergio Rizzo, e alla fine quelli che il governo propone alle regioni poi sono tagli lineari, in sostanza, cioè si dice dovete ridurre di questo, poi fate come vi pare, cioè non c'è un indirizzo che va in questa direzione da parte del governo, non so se ci può essere, però sicuramente non c'è, viene detto, questo è come con i ministeri, fate come vi pare, questo è quello che dovete risparmiare, cioè è una politica nella quale un governo che pure è molto decisionista in realtà poi non fa delle scelte precise. Ecco, innanzitutto è un po' diversa la situazione. Innanzitutto dobbiamo capire come viene fatto un taglio di una spesa, sempre. Taglio di una spesa, l'unico modo per avere successo è che devi chiarire l'obiettivo. Cioè devi ottenere un obiettivo di saldo, il risparmio dato, no? Poi naturalmente... Però la linea è sempre dire a saldi variati fate come vi pare. No, non è così. No. Questa è l'attenzione. Dopo che tu hai definito il saldo, tu fai riferimento a quali sono gli spazi percorribili. Naturalmente quel saldo è costruito sulla base di una serie di valutazioni. Diciamo, facciamo conto, l'esempio che faceva Rizzo prima, dell'ufficio, del proverbiale ufficio di rappresentante della Calabria a Milano, quello è una spesa. Tu calcoli quali sono effettivamente gli sprechi di quel tipo, li estendi sul territorio nazionale, ottieni una valutazione di spesa comprimibile e ribalti quella spesa comprimibile, ma che non è un numero dato a caso per far quadrare un bilancio, ma è il risultato di un lavoro di mesi della Cospenning Review di Cottarelli, e vai lì e dici: sulla base di questa valutazione, per noi 4 miliardi sono un obiettivo raggiungibile, sulla base della nostra valutazione. Poi naturalmente ti confronti, come è necessario, come una logica di responsabilità condivisa e di Stato e di organizzazione dello Stato decentrata, con i livelli di governo decentrati, le regioni, e gli dici: guardate, l'obiettivo è questo, è un obiettivo raggiungibile. Il Presidente della Regione Piemonte dice: guardate, il Piemonte si è trovato di fronte a un buco per mala gestio precedente, cattiva amministrazione, molto superiore al passato. A noi Regione Piemonte non potete chiedere tanto così, ma chiederete tanto cos'ha. Benissimo, però c'è un modo alternativo di arrivare agli stessi saldi. Ora, se io non indico l'obiettivo dei saldi e non spiego come sono arrivato a quell'obiettivo dei saldi, non posso nemmeno ottenere la risposta di politica, che è poi quella che stiamo attivando, perché la risposta della politica è responsabile. Ora voi confrontate la risposta di politica responsabile che vi ha appena dato Sergio Chiamparini prima, no? Dicendo: guarda, questa è la situazione del Piemonte, questi sono gli spazi, questo problema. Rispetto alla risposta che arriva adesso, non è perché è un presidente che non è del centro-destra, ma la risposta di Daia: è una vergogna, non si può fare, questi sono tagli, non si possono fare, senza nessuna risposta. Cioè... Aspettate, questa è stata la risposta iniziale, però poi cosa succede? Dopo poche settimane, grazie all'insistenza del governo, anche perfino la Lega, dopo aver detto che sono incostituzionali, che ricorreranno alla Corte, perfino la Lega ha detto: no, un attimo, potremmo usare qualche criterio. Però Maroni dice made by Renzi, Maroni prepara i cartelli per i tagli, il governatore della Lombardia da gennaio avviserà i cittadini di ogni servizio cancellato per via della legge di per fare una sede. Scusate, ma la Lombardia, adesso siamo seri, no? Hanno speso mezzo miliardo per fare una sede, per fare l'ufficio, capito? Allora, di fronte a queste cose, cosa vuoi dire ai cittadini che sono costretti a tutti i giorni a subire i tagli? Ma cosa gli... Come la giustifica di fronte a questo? Siamo seri. Di fronte a questo, un governo serio ti dice: guarda, i tagli sono questi. Non li vuoi fare come indichiamo noi, come secondo i nostri criteri?
trovimi un altro modo. Ma mi trovi un altro modo. Non è che puoi dire, ah, noi siamo esterni, ah, noi siamo virtuosi. Chiarissimo. Allora, vorrei farvi vedere, però... Vorrei farvi vedere un'intervista, riproporvi un contributo tratto da un'intervista che ha fatto Floris a Cottarelli, per l'appunto. Credo che sia stata l'ultima, una delle pochissime, forse, interviste che ha rilasciato Cottarelli a Di Martedì, diverse settimane fa. Sì, e però vorrei farvene sentire un pezzettino. 4 miliardi sono circa il 2,8% della spesa delle regioni, quindi non è una cifra enorme. Io credo che si possano trovare riducendo gli sprechi, quindi fornendo gli stessi servizi a un prezzo più basso. Come ho detto, anche i servizi sanitari, nel senso che si può comprare la famosa siringa in alcune regioni che costa troppo, a un prezzo più ragionevole. Certo, di quello questa che è la siringa, però gira da 10 anni, no? Se si poteva fare forse si faceva. Il motivo per cui gira da 10 anni è che il problema non è stato ancora risolto. Mi è stato detto che la regione Piemonte tiene una sede a Buenos Aires. Ecco, forse non è proprio una priorità tenere una sede a Buenos Aires. E quindi ci sono un po' di casi perché di questo genere, poi ci sono le sedi a Bruxelles, poi ci sono le sedi a Bruxelles e poi ci sono le sedi sul territorio regionale della regione. Ecco, queste cose vanno razionalizzate, come pure lo Stato deve razionalizzare la propria presenza sulle regioni. Da 8.000 a 1.000 soltanto di consigli di amministrazione si risparmia qualche centinaio di milioni. Certo, ovviamente c'è un problema di personale, di nuovo si risparmierebbe di più, però ci sono un problema di tutela del personale, ci vogliono delle reti di safety nets, come si dice in inglese. Cioè della sicurezza che se poi perdi il lavoro, insomma serve un lavoro anche su dove vanno a cadere poi i licenziati. Certo. Però anche con i consigli di amministrazione c'è un bel risparmio. Allora, questo era Cottarelli, sì. Aveva tirato in ballo la regione Piemonte, sì. Tirò allora in ballo dicendo che avete una sede a Buenos Aires. Dicendo una cosa sbagliata di cui si è scusato con una lettera quando io gliel'ho segnalata, perché noi non abbiamo mai avuto, potrei anche... Non era una cosa che riguarda me, però noi non abbiamo mai avuto alcuna sede a Bruxelles. C'era un accordo a Buenos Aires con la Camera di Commercio dell'Italo-Argentina che se c'era bisogno di fare qualche iniziativa di accompagnamento di imprese, loro si mettevano a disposizione, ma nulla di più, nulla di meno. E difatti ho una lettera che ringrazio del dottor Cottarelli che si scusa e mi dice aggiorneremo il nostro database, quindi insomma bisogna anche stare attenti a parlare perché insomma si fa in fretta a gestare schizzi di fango gratuiti. Però quelli di cui parlava Rizzo non sono stati smentiti. No, un momento volevo andare da Mario Seminerio perché comunque il caso, ci torniamo sempre sul caso della spending review di Cottarelli che poi in realtà è stata... seguita in minima parte. Cottarelli per la verità non ha fatto grande polemica, è uscito qualche insomma minimo rapporto, non si è mai saputo veramente, non si è conosciuta mai veramente tutto il suo lavoro, non è mai stato pubblicato, però la sua impressione è che i tagli di spesa effettivamente, compresi quelli delle regioni, siano una voce ridimensionata, insomma sottodimensionata dentro la legge di stabilità, Seminerio. Sì, posso fare un piccolo inciso rispetto a quello che ho sentito sinora, poi arrivo anche a rispondere a questa domanda. Per quanto riguarda l'addizionale regionale IRPEF in Piemonte, se i dati che ho letto sulla stampa, inteso come... il maggiore quotidiano torinese e piemontese sono corretti, credo che i soggetti agiati partano da 28.000 euro lordi annui e per loro ci sarà un addizionale che cresce dello 0,4%, mentre quelli più palesemente ricchi sono quelli sopra i 55.000 euro lordi annui, per cui lascio a chi ascolta le valutazioni politiche oltre che quelle economiche sull'entità di queste cifre. Come sempre i ricchi in Italia partono da livelli estremamente bassi, probabilmente siamo un paese assolutamente agiato, non ce ne siamo accorti, in questo senso chi dice che non abbiamo fiducia in noi stessi forse ha ragione. Poi, battute a parte, il discorso della spending review, io capisco l'esigenza di responsabilizzare gli enti decentrati e quant'altro, però farei solo una considerazione di base. Noi abbiamo 4 miliardi di tagli in capo alle regioni per il 2015, su questa cosa sta nascendo uno psicodramma collettivo, cosa che del resto accade ogni legge di stabilità, ogni legge finanziaria come si chiamava prima. Dopodiché finisce tutto a tarallucci, vino e maggiori addizionali e maggiori compartecipazioni alla spesa a livello locale.
credo che anche quest'anno non ci saranno differenze sostanziali. Però io richiamo l'attenzione di tutti su un dato. Se noi a partire dal 2016 avremo le cosiddette clausole di salvaguardia, che non si possono più chiamare così, per cui nel 2016 partiamo con 12,5 miliardi e aumentiamo progressivamente, arriveremo nel 2018 a 30 miliardi, e se siamo qui contemporaneamente a cercare di capire come quadrare il cerchio per 4 miliardi in capo alle regioni e 1,2 miliardi in capo ai comuni, a me viene da dire, uno, di che cosa stiamo parlando, due, il futuro è estremamente fosco. Perché il problema è che è sempre un problema di grandezze, non è che si può dire, diciamo, tagliamo di qui, tagliamo di là. Alla fine poi si finirà fatalmente col toccare le due maggiori voci di spesa, che sono il trasporto pubblico locale e la sanità, e questo lo sanno tutti. Per cui, e poi c'è anche l'altro grande elemento, l'altro grande nodo che sta arrivando al pettine finalmente, detto anche con amarezza, ma soprattutto con realismo, cioè il fatto che i bilanci degli enti locali sono palesemente falsi, e questa è la scoperta dell'acqua calda, ma sono palesemente falsi perché hanno una bomba atomica innescata che è data dai crediti inesigibili oltre che fantasiosi. E il fatto che noi dal 2015 andremo a ripulire progressivamente i bilanci dei comuni, quindi con questa spalmatura dei crediti inesigibili, che però sarà estremamente dolorosa per i cittadini contribuenti, dà la misura del dissesto che questo paese si troverà ad affrontare nei prossimi anni. Per questo, forse per eccesso di realismo, che è un po' il mio problema di vita, diciamo, ma quando io sento parlare di manovre espansive, di 80 euro, di quant'altro, poi cominciamo a leggere di addizionali IRPEF e di quant'altro, mi viene da sorridere, no? Per dire, questo è un paese che è stato completamente piegato e piegato da aumento della fiscalità su base locale, nel frattempo, tra le altre cose, della razionalizzazione delle partecipate locali non sta parlando più nessuno, probabilmente perché qui bisogna riavvolgere il nastro e raccogliere le idee, e anche qui non succederà nulla, e di conseguenza il paese è completamente imballato e avviluppato nelle proprie criticità che sono rimaste tali. Chiaro, allora queste sono naturalmente obiezioni che giro a tutti e due. Prima io rispondo subito. Allora Chianfarino può rispondere subito, poi sentiamo Taddei e Rizzo, che delle municipalizzate si è occupato anche ieri. Primo, se i 4 miliardi, bisogna solo sapere cosa si parla, perché se i 4 miliardi si spalmano sulla spesa sanitaria, si include la spesa sanitaria, allora è quel 2% che diceva. Se invece, come sta scritto nella legge di stabilità, la spesa sanitaria è esclusa, perché la legge di stabilità dice che il fondo sanitario sarà di 112 miliardi, quindi 110 di quest'anno più 2, siete tranquilli il resto vuol dire che 4 miliardi si scaricano su 3 miliardi e 4 si scaricano su 19 miliardi, che è la spesa totale residua delle regioni a statuto ordinario. Quindi è molto di più del 4%, è più del 20%, vorrei solo che si sapesse, prima cosa. Seconda cosa, quindi non è così. Però questo vuol dire che la sanità quindi non si tocca, quindi non è vero che stando ci sono sprechi? Stando alla legge di stabilità vuol dire... Quindi vuol dire che non ci sono sprechi nella sanità? Ma questo lo dice la legge di stabilità, che non si tocca. Io dico... noi abbiamo firmato il cosiddetto patto per la salute. È chiaro quello che dice lei, la domanda è prima cosa. Secondo, sulle partecipate, non è affatto vero, io ho detto prima, poi forse non credo abbia sentito il nostro seminario, chiedo scusa, un po'. No, abbiamo cominciato ad affrontarlo, nel senso che io mi trovo con un sistema di partecipate, aeroporti che ogni 2 anni bruciano il capitale della società e che adesso cui non ho più messo i soldi per la ricapitalizzazione. Però quello non è che le perdite che ho accumulato le elimino da oggi a domani, mi ci vuole un piano di qualche anno per sistemare e trovare una soluzione. Perché se no spreco ulteriori risorse. Non so se è chiaro, quindi i tempi della razionalizzazione delle spese e dei tagli sono tempi che sono più lunghi dei tempi delle prestazioni che noi dobbiamo, e quindi bisogna tenere insieme queste due cose. Perché io bilancio L'obiezione era più ampia di questo, perché Seminerio stava parlando della dimensione dei tagli e soprattutto di un problema che però è innegabile. Poi lancio questa domanda e poi la risposta dopo la pubblicità, perché Taddei, comunque l'effetto di
tagli che vengono fatti da una parte e tasse che vengono messe a livello locale dall'altra, comunque c'è adesso, Chiamparino ci ha spiegato per quale ragione, i sindaci ci spiegano per quale ragione lo fanno sulla casa, però il sistema delle tasse è costruito così, quindi insomma è complicato. Ecco, ma no, secondo me noi non dobbiamo confondere quella che è una possibilità con una urgenza o con un obbligo. Sì, è sempre sì, una possibilità, storia. Ma poi lo fanno. No, ma io ho capito. No, ma sì, però attenzione. Però dobbiamo tenerci. Cioè, no, questo è fondamentale, perché se no non ci capiamo. O noi sprechiamo un principio di responsabilità, oppure questo paese non può cambiare. Il principio di responsabilità si fa obiettivi, controllo degli obiettivi e controllo sugli strumenti con cui gli obiettivi si realizzano. Perché se no non ci capiamo qua. Io vengo da lei, le faccio una stima e le dico, sulla base di come lei conduce il programma, facciamo dopo la pubblicità, ho capito? No, va bene, ha visto l'occhiata, allora dopo la pubblicità. Dopo la pubblicità. Non era perché ha detto come conduce il programma, no, tra poco. Allora, avevamo interrotto per la pubblicità Taddei, c'erano le obiezioni di Mario Seminerio sul fatto e una domanda anche mia sulle tasse che comunque poi a livello locale aumentano in qualche modo. Chiamparino ci ha spiegato perché aumentano in Piemonte, però comunque aumentano. Abbiamo visto lo stesso meccanismo sulla casa, sulla tassazione sulla casa nei comuni, insomma questo alla fine non crea un problema di, diciamo così, anche di quella fiducia che certo. Si vuole ridare ai consumatori perché spendano. Sì, dunque allora, però ancora una volta, due principi. Primo, il principio della responsabilità e come lo realizziamo. Il principio della responsabilità è che noi ci diamo tutti degli obiettivi chiari, il governo come razionalizzazione, ci diamo degli strumenti di implementazione, offrendo l'alternativa, cioè io dico alle regioni tagliate 4 miliardi, ai ministeri tagliate circa 6 miliardi, poco meno, gli diciamo come farlo. I ministeri decidono di non farlo intervenendo sulla spesa per il consumo di beni e servizi, per l'acquisto di beni e servizi, bene, lo faccio in un altro modo. Lo saprà. Ma questo è chiaro, l'abbiamo detto anche prima, esatto, però il problema è che. Aspetta. No, però poi c'è il passaggio numero due, che è ugualmente importante, e che è il passaggio a cui allude sempre il Presidente del Consiglio. Tenete presente che poi, da dicembre in avanti, tutti i bilanci vengono messi in chiaro, cioè vengono trasparentemente messi a disposizione dei cittadini italiani per vedere effettivamente quali sono questi cambiamenti, in modo tale che ciascuno di noi possa decidere e valutare. Il caso magari sapere che in Piemonte c'è stato questo manco straordinario di 2 miliardi e mezzo perché amministrazioni precedenti... Sì, è chiaro, ma il problema è il meccanismo, Angela Mauro. Perché poi arriviamo al passaggio fondamentale. Se io non attribuisco le responsabilità, non faccio chiarezza sull'implementazione, poi non c'è alcuna possibilità di avere il cambiamento. E qui facciamo il gioco delle tre carte, che a me questo un po' però dispiace. Confrontare aumenti di imposta a livello locale, fatto da regioni, comuni, che hanno esigenze particolari, con una riduzione fiscale di 18 miliardi, facciamo finta che sia questo il caso, che 4 miliardi di tagli alla spesa ai trasferimenti alle regioni diventino interamente nuove tasse. Cioè le regioni siano per questi perfetti... Chi ha avuto gli 80 euro comunque li va a spendere per quelli. Aspettate, perché i soldi sono soldi. Meno 10 miliardi di tagli alle tasse legate agli 80 euro, più 4 miliardi, che è una follia chiaramente, uno scenario folle. Sì, che non succederà. Con più 4 miliardi di aumento delle tasse regionali, follia, scenario fine del mondo che non ha il consenso. Sì, comunque queste sarebbe in Piemonte comunque... sono aumentate, adesso no, lasciamo ma, perdere, ma, no, dico, no, dico, no, per un'altra ragione, per un'altra ragione. 10 meno 4 fa 6 euro. Però visto che lei usa sempre il Piemonte, in Piemonte sono... Sì, ma no, attenzione, lo dico anche al nostro interlocutore milanese, che in cui mi ricordo... Mario Seminerio... Cioè, sono aumentate per 600.000 contribuenti, ma per 2 milioni di contribuenti non si è toccato nulla, e col quoziente familiare per tutti i 2 milioni e 600.000 contribuenti ci sarà comunque un'attenuazione per chi ha famiglie numerose, quindi attenzione, perché adesso sembra che il Piemonte si stia diventando... Io capisco benissimo il ragionamento sulla responsabilità e sulla responsabilizzazione degli amministratori locali, no? E del resto Renzi l'ha fatto questo ragionamento già alla conferenza stampa, mi ricordo quella del Venerdì Santo, quella degli 80 euro. Certo. Sostanzialmente dicendo dovete tagliare,
Però disse una cosa, dovete tagliare, altrimenti lo facciamo noi, altrimenti lo fa lo Stato. Ora io mi chiedo, è vero, capisco il ragionamento sulla responsabilizzazione, perché se no non si cambia, questo lo capisco, però siccome c'è un'urgenza, mi chiedo, ma un po' del piglio decisionista che viene usato sulle riforme, sulla legge elettorale, ci sa molto fare, si sa imporre, sa decidere, sa determinare le cose, non potrebbe essere usato anche sulla base del lavoro che ha fatto Cottarelli, no? Su come fare, come operare, dove andare a intervenire. Non potrebbe essere usato per dare un indirizzo alle regioni e non lasciare, diciamo, loro la discrezionalità su come fare e come non fare, perché c'è magari chi è capace a farlo, o magari chi non è capace, chi alza le tasse e chi non le alza. Cioè c'è da intervenire effettivamente sugli sprechi delle regioni, come diceva Rizzo prima, su questo proprio non ci piove. Sì. Ma evidentemente forse serve un indirizzo da parte dello Stato. Ecco, ma quello, quello che discuto è che questo indirizzo non ci sia. Mi sembra come se lasciate la palla che c'è, ma c'è la possibilità di, anche di ma non... Certo, cioè c'è un indirizzo, dopodiché se... Ma non potrebbe essere altrimenti, perché se o voi mi dite torniamo a un'impostazione di Stato di ordine ottocentesco, francese napoleonico, in cui il governo centrale trasferisce... No, ma questo è cruciale. Io dico solo per l'impressione. Però l'impressione per adesso. Allora, sentiamo la via di mezzo, perché allora, esplicitiamo tutto come lo stiamo dicendo. Aspettate. Prima che la via di mezzo venga proposta, io vorrei dire che è già attuata. Che la via di mezzo che si sta per dire Rizzo si è già attuata, perché ancora una volta, principio della responsabilità, obiettivi, strumento offerto coerente con gli obiettivi di riduzione. Ma le cose concrete, ma non è questo, la cosa parliamo delle cose concrete, non degli obiettivi dei gruppi, va benissimo. Facciamo parlare Rizzo, voglio dire, io mi domando, per esempio, no, perché non si può tornare indietro su certe decisioni che sono state prese in passato. Io adesso ho citato, abbiamo citato prima la sede di Buenos Aires, no? Ci sono delle iniziative folli. Le regioni spendono, mi pare qualcosa come tipo su e giù un miliardo l'anno per la promozione turistica internazionale. Ma io ho sentito degli spot della regione Friuli, no? Dove si promuove il turismo della regione Friuli e non si cita l'Italia. Cioè, e uno sente quello spot e dice la regione Friuli. Il governatore è vice segretario del Partito Democratico, Deborah Serracchia. Non si cita l'Italia, no? Voglio dire, quelle cose lì sono delle cose che non hanno senso e sono cose che purtroppo costano un sacco di soldi, però, perché è personale, no? Uffici, ecco, ma questo, no, faccio una domanda a Rizzo, però, ma questo dovrebbe essere lui ha ragione quando dice che non lo fa, questo riflette anche una carenza dell'ICE. Che cosa fa l'ICE per promuovere il turismo e per forse non fa quello che deve fare perché le regioni hanno preso fra i provvedimenti che credo ti piacciano, giustamente ce n'è uno che stiamo prendendo, che è di dimezzare il centro per l'internazionalizzazione del Piemonte, che costava 3 milioni e lo portiamo a 1,5 milioni, che vorrà dire prendere i provvedimenti anche sul personale, eccetera. No, allora, però, se il governo, come io ho cominciato a discutere con il sottosegretario che si occupa di questo, adesso mi sfugge il nome in questo momento, internazionalizzazione, sì. Calenda, ecco, grazie. Quindi non ce l'aveva soltanto ministro. Con Seminario, sì. No, Apparino, è che proprio sono nome. Vecchio. Allora, se il governo su questo, tenendo conto che i territori, l'Italia è lunga e larga, ma che però, e quindi ha delle sue specificità, specie in chiave turistica, ma facesse una promozione coordinata dal CEF, risparmieremmo tantissimo. Ma non c'è dubbio. Però questo mi porta a un punto, cioè, visto che si fa una riforma giusta del Senato, imperniata sulle regioni, allora approfittiamo di questo per fare, io ieri alla Commissione Affari Costituzionali che mi ha audito, ho proposto, fate una sorta di indagine conoscitiva sulle regioni, in modo che mettiamo sul tappeto tutte le cose che devono essere affrontate e facciamo un piano generale in cui ci sia quello che dobbiamo fare noi e quello che deve fare lo Stato. Perché solo così, secondo me, rimettiamo a punto in modo efficace e rimettiamo sotto controllo la spesa. Noi abbiamo costruito in Italia un sistema, lo dicevamo prima dell'intervallo, in cui la spesa pubblica intermedia più della metà del PIL. E allora, se vogliamo uscire da questo, non possiamo farlo a spot. Un momento, soltanto per arrivare a una conclusione precisa. No, torno da lei. Lei sta dicendo, Presidente Chiamparino, che servirebbe, diciamo così, un orientamento politico che arriva dal governo.
comune, serve un lavoro comune, perché... Cioè manca questo nel... Bisogna un lavoro comune, bisogna tracciare il perimetro, se non definisci il perimetro di quello che le regioni possono fare, logicamente facciamo degli esempi concreti. Il patto per la salute, il patto per la salute che abbiamo sottoscritto il 5-6 agosto, è un concreto esempio di come bisogna procedere, perché lì c'è un regolamento che prevede, ad esempio, che la cardiochirurgia... Quanti risparmi porta il patto della salute al governo Taddei? Per far capire cos'è, cioè che prevede, per esempio, che le cardiochirurgie devono avere un bacino che mi pare va da un minimo di 600.000 a un massimo di 1.200.000 persone. E questo vuol dire, ad esempio, che in Piemonte ci sono alcune cardiochirurgie di troppo che noi, nella cosa che proporremo lunedì, dovranno essere nell'arco dei 3 anni ridotte, e sono risparmi. Taddei, questo quanto porta di risparmio il patto per la salute? Dunque, sul tendenziale c'era un aumento dei fondi stanziati per il fondo centrale per la salute di 2 miliardi, che sono stati aumento che non si realizzerà. Questo è il conto. Quindi la spesa, lo stanziato, rimarrà costante nel tempo. Quindi Taddei ci ha dato una notizia. Perché ha detto che i 2 miliardi il governo deciderà di non dare. No, quindi è un taglio in meno, però. È un taglio in meno. Guardate che ha ricordato il nostro amico di Milano che scattano le clausole di salvaguardia. Quei soldi lì vanno trovati. Stiamo parlando del 2015. Esatto, perché il taglio è sempre sul tendenziale. Cioè io ho una previsione di spesa di 102. Quindi porta, possiamo dire, se è un taglio, è un risparmio. È un risparmio. È un taglio. Allora, torniamo alle municipalizzate, perché te ne sei occupato, Sergio Rizzo. Ma io sempre, perché è un argomento questo anche che era molto nella spending review di Cottarelli e poi di cui... Ma certo, perché lì il problema è che non si vuole, è molto facile enunciare un principio, no? Dopodiché però devi tradurlo in pratica. E lì c'è la difficoltà che riguarda il fatto che sono tutte faccende su cui lo Stato non può mettere bocca. Questa è la verità. Cioè, sulle società locali, come fa lo Stato a imporre chiusure, tagli, no, dismissioni? Come fa? Non può farlo. Quindi questo sta alla responsabilità degli amministratori. Se gli amministratori non fanno questa assunzione di responsabilità, non succede niente. Cioè, teniamo presente che noi parliamo di un universo di, diceva Cottarelli, 8.000. Più o meno siamo da quelle parti lì, no? Senza contare poi tutti gli enti che non sono società. Sarà anche un'impossibilità di contarle tutte, l'altro. Mi pare che la Corte dei Conti aveva fatto una volta un calcolo, sono circa 250.000 o 300.000 più o meno di personale dipendenti. Anche quelli sono posti di lavoro. Sono posti di lavoro, certo, ma è evidente... Allora, i tagli ha ragione Chiamparino, perché... Non è che tu li fai schioccando le dita certi tagli, no? Però devi cominciare a farlo, perché se non cominci a farlo non arrivi mai alla fine, no? Questo è evidente, no? Allora, qui si continua a fare degli annunci che poi non hanno un seguito. Questa è la verità. Adesso il povero Cottarelli, per carità, avrà fatto anche degli errori segnalando uffici all'estero che non esistono, no? Che non ci sono. Però io quel rapporto lì l'ho letto con attenzione e ci sono detto delle cose che... Ma un buon padre di famiglia, quindi, no? La logica del buon padre. Ma non è stato pubblicato, tu hai avuto la sintesi, no? che è abbastanza chiara, no? Quando lui dice, vi faccio un esempio, dice lui a un certo punto, ci sono da chiudere Arcus, RAM, Studiare Sviluppo e MEFOP, 4 società del tesoro. E cosa ha fatto il tesoro? Non le ha chiuse, ha rinominato i vertici e ci ha messo in alcuni casi dei politici che non avevano trovato collocazione nelle ultime liste.
vuoi alle europee, beh, questo però vuoi alle politiche. Diciamo, questo è stato il Ministero del Tesoro, però capito, su quello il governo può intervenire. Ho capito, ma certo, su quello, ma se già il governo centrale, enunciando dei principi sacrosanti, poi non dà seguito a questa enunciazione, figuriamoci in periferia, no? Non dà seguito e anzi si comporta, adesso questo era un caso che riguarda il Ministero dell'Economia, suppongo che non sia l'unico, ma... No, sentite, andiamoci calmi un attimo, abbiamo una legge di stabilità, abbiamo degli obiettivi, abbiamo un impegno a essere trasparenti su cosa... La spada di Damocle delle clausole di salvaguardia che vuol dire che aumenta in modo massiccio... Vi voglio molto bene, c'è sempre la possibilità del proverbiale meteorite che colpisce San Pietro domani, cui dobbiamo preoccuparci. Finora non è sempre Attenzione, il meteorite non è stato messo nel MEF, nemmeno la possibilità che poi l'economia abbia una ripartenza dovuta a quel cambiamento della politica europea che sia lei, che io auspichiamo e che pensiamo sia molto più praticabile. Attenzione, perché questa è la svolta che tutti stiamo lavorando. Il problema è che finora tutte le previsioni, cioè tutte le previsioni sono state semmai... Ma vi rendete conto che questa è la più grande recessione al dopoguerra in avanti? Che non è mai successa una cosa di questo genere. Quindi, delle due l'una. O il paese si blocca, per cui nel 2015 non riparte di nuovo e non c'è nessun senso di cambiamento. Ma allora vi dico, altro che clausole di cassa salvaguardia, altro che 1, 2, 3, 4 miliardi che non vengono tagliati, abbiamo problemi ben superiori, oppure avvengono esattamente quei passaggi che abbiamo descritto, cioè che noi osserveremo che le regioni, magari non nella maniera che gli è stata data, faranno quei tagli che hanno fatto, il cui trasferimento in termini di aumento di tasse locali sarà minimale. Che i ministeri faranno i loro 6 miliardi di tagli? Magari non saranno, potrebbero essere di superiori quelli che verranno fatti. Comunque i 6 miliardi si materializzano. Poi dopo l'Europa fa quella svolta di politica economica che tutti stiamo avvocando, che tutti stiamo cercando di facilitare riformando questo paese. E allora questo è uno scenario, lo scenario a cui stiamo lavorando tutti. Poi c'è un altro scenario. Lo scenario, se lo dovessimo riassumere, è scommettere in una ripresa, in un dato della ripresa che sia diverso da quello che è. Ma non scommettere perché siamo ottimisti, perché compriamo un biglietto lotteria. Perché stiamo concretamente attivandoci per questo. E io sono un po' sorpreso da questo dibattito, onestamente, a questo punto. Io comprendo perfettamente che uno si dica: ah, ma i tagli non sono già avvenuti. Va bene. I tagli non sono già avvenuti, lo dobbiamo vedere. Siccome sono tagli relativi alla spesa 2015. Dobbiamo vedere se effettivamente nel 2015 questo cambiamento non avvengono. Sottolineava Rizzo con la consueta chiarezza, ma guardate che ci sono molti ambiti di risparmio e io rispondo, sono talmente convinto che lui abbia ragione, che noi abbiamo impostato una politica di tagli che è stata a più riprese, a più livelli, ritenuta troppo aggressiva. Quindi sono perfettamente d'accordo con lui. E probabilmente, facciamo un passo indietro perché è metodologico ma è fondamentale. Prendiamo la spending review di maggior successo del mondo, realizzata negli ultimi 10 anni, caso della Gran Bretagna. Funziona così. Governo centrale, uno Stato molto più centralista del nostro, definisce gli obiettivi, ministero per ministero, contea per contea. Esatto. Sulla base di quello, attenzione, gli obiettivi. Dopo questo definisce, dà delle linee guida di applicazione e poi dice fate vobis. Nel momento in cui non fate vobis, ma è quello il punto, ma è quello il problema. Io devo essere sicuro che avvenga l'implementazione. Invece da noi non fanno. Allora come facciamo noi a controllare l'implementazione? Piangono, capito? Cioè, io ho sentito la presidente facente funzione della Regione Calabria lamentarsi perché gli viene tagliato X del bilancio. Mi rendo conto, ma la lamentela è un tratto italico. Sì, la lamentela, però bisogna vedere poi che cosa succede. Allora come faccio io a garantirglielo? Che quando lei... Sì, però alcune cose non sono nemmeno sulla carta, questo diceva Rizzo, cioè alcuni tagli, perché alcuni non sono... Ma Rizzo dice, potevate essere ancora più aggressivi. Io gli rispondo, facciamo così, delle due l'una. Se potevamo essere ancora più aggressivi, allora quello che abbiamo proposto è una prospettiva molto facile, molto applicabile, quindi dovremmo essere molto ottimisti sul fatto che quello che il governo ha promesso sia realizzabile, perché gli ambiti sono molto superiori. Avete il Parlamento, avete un Parlamento in cui comunque un assalto... Nessuno intende sospendere. Resisteremo. Però... La guida politica, le scelte politiche sono questo, sono affermazioni di obiettivi, sono assunzioni di responsabilità e poi sono controllo sull'implementazione. Io vi dico che ci sarà chiarezza sui numeri, ci sarà chiaretta sull'implementazione in modo tale che il nostro obiettivo è facilitare il lavoro di Greta. Mettiamola così.
Chiarezza sull'implementazione vuol dire individuare, come dire, allora dire, quel sindaco si assume la sua responsabilità, quel presidente di regione... No, bisognerebbe andare a controllare, io non lo so se è stato fatto, no? Quanti hanno fatto, come appunto ci ha annunciato Chiamparino, Finpiemonte, no? Adesso la Fusa, eccetera, quanti hanno fatto la stessa operazione? Io vorrei sapere se è stato fatto in Sicilia, se è stato fatto in Puglia, se è stato fatto nel Lazio, se è stato fatto in Abruzzo, in Molise. Cioè, e questo è il lavoro che bisognerebbe fare. Chi è che sta monitorando questo, dici io tu? Proposto, che ripeto, cosa avete fatto sulle partecipate? Io ho proposto ieri alla Commissione Affari Costituzionali della Camera di avviare, io dico l'indagine conoscitiva perché è lo strumento che mi ricordo si usava, se ce ne sono altri meglio, che sia un luogo permanente per monitorare lo stato d'avanzamento. Mi sembra particolarmente utile nel momento in cui andiamo a riformare il Senato, nel senso che sappiamo... Chiarissimo, no, volevo dare la parola a Seminario che voleva intervenire rapidamente. Sì, allora, cerco di recuperare il tutto. Alcuni anni fa Tremonti, in occasione della legge finanziaria, diceva alle regioni e ai comuni e alle province che piangevano per i tagli, diceva ma non fate i piangina, come si dice da queste parti, cioè non piangete miseria sistematicamente. Mutatis mutandis è lo stesso discorso che sta facendo Taddei e non solo Taddei. Quindi che cosa differenzia l'approccio di Tremonti da quello più sofisticato di Taddei che diciamo invita al principio di responsabilità che io sottoscrivo sempre e comunque, perché forse un po' più di responsabilità non guasta? Lo scopriremo solo vivendo, e questo è il primo punto. Allo stato attuale non c'è nulla che ci indichi che le cose andranno diversamente da come andavano nell'era Tremonti. Uno. Due, per quanto riguarda il presidente Chiamparino, l'aumento dell'addizionale IRPEF, pur se mitigato da quoziente familiare e quant'altro, è un aumento di tassazione. Quanto avete iscritto a bilancio di gettito da questa manovra? Circa 100 milioni 70, di euro, 73, giusto? 73, 73 più l'azione sul bollino blu, che mi sembra abbastanza fantasiosa, ed altri ammennicoli che comunque sono di parafiscalità. Glielo dico io, il 10% del bollo auto sopra i 100 cavalli fiscali. Benissimo, anche questa, diciamo, che gettito porta questo? Non più di tanto, è la classica manovra di diamo ai ricchi, no? Attacchiamo i ricchi, eccetera, eccetera, ma questo è un problema vostro, il bilancio è vostro. Non sono i ricchi, sono che essendo obbligato a fare una manovra fiscale, diciamo, credo sia giusto far pagare di più a chi ha di più, punto. Anche da 28 mila euro lordi annui. Guardi Semeria, io posso anche non fare nulla, no, dai 50 mila in su, perché 100 euro in più non mi sembra un grande aggravio. È un aumento di pressione fiscale, giusto? Ho detto, d'accordo, perché se non è un aumento quello, alla fine arriviamo all'esproprio. Ma io guardi che non mi nascondo dietro un dito, è un aumento di pressione fiscale, però io le ribalto la cosa, io invito chi non è d'accordo a dirmi a cosa devo tagliare fra le tre cose che io ho detto, e non sto parlando della manovra di stabilità, sto parlando dell'eredità che ho ricevuto. Devo tagliare le scuole paritarie? Benissimo, tagliamo le scuole paritarie, taglio il diritto allo studio per gli studenti universitari che è già praticamente inesistente, perché queste sono le scelte concrete sul 2015. Poi io sto lavorando per non ritrovarmi in questa condizione nel 2016, nel 2017. Poi per quanto riguarda il discorso di chi si trova buchi lasciati dai predecessori, qui abbiamo il caso del Piemonte, ma in realtà è relativo ed estensibile a ogni ente locale italiano. Ma il problema è che se noi andiamo in loop in questa maniera, che ogni eletto si presenta e dice più o meno ha ragione, il mio predecessore mi ha lasciato una voragine, non ne usciamo più. Qui questo non è un problema di Chiamparino ovviamente, questo è un problema di come funziona questo paese, anche perché a volerla dire tutta... No, ma poi diciamo, soprattutto se è così serve l'indicazione della responsabilità, cioè deve essere chiaro, poi deve essere certificato... Che stiamo parlando, che stiamo parlando di principio di responsabilità, si chiamano le persone le cose col loro nome, perché se vogliamo dirla tutta... Anche il predecessore, diciamo, dell'attuale sindaco di Torino forse ha lasciato qualche problema al comune di Torino, magari Chiamparino lo conosce. No, vedi, non ha lasciato nessun problema per la semplice ragione che noi abbiamo aumentato il debito per fare investimenti, e riducendo gli investimenti, perché non c'era più il periodo olimpico, perché la metropolitana si è fatta senza ritardi, si sono ridotti gli interessi e i rimborsi di mutui, e il bilancio è tornato in
in pareggio, perché se lei va a leggersi i dati della Commissione sul federalismo fiscale, scoprirà che le spese di funzionamento del Comune di Torino, dati 2009, sono esattamente la metà del fabbisogno a cui avrebbe diritto, mentre un comune come Milano è in pari, un comune come Roma o Napoli ha il doppio delle spese a cui avrebbe diritto. Lei è chiaro questo? Allora bisogna cercare di mettersi d'accordo. Quindi su i conti io li ho lasciati a posto e con un bilancio in cui ci sono fatti investimenti che hanno cambiato il volto della città. Sì, probabilmente, però il suo successore si lamenta dello stato di predissesto del Comune di Torino. Non mi pare, questo lo sta dicendo possiamo lei. Possiamo andare a verificare chiedendolo all'interessato o guardando le raccolte di stampa, però il problema non è questo. Sono il disponibile a qualunque sfida su questo terreno. Certo, no, ma noi non sto va parlando bene, di vi questo. Date appunto, questo ci sarà un fact checking su questo, come dice Rizzo. Dico dietro il convento dei Carmelitani Scalzi. Dietro il convento dei Carmelitani Scalzi. E poi se posso dire l'ultima cosa e poi ma solo, no, perché devo dare la pubblicità. Va bene. Pubblicità. Vado? Sì, dilla velocemente, in pochi secondi. No, allora magari meglio se la dico dopo. No, dopo però va bene. Dopo non si può. Vabbè, allora diciamo questo. Se chiunque deve impostare manovre pluriennali di revisione e ristrutturazione della spesa e invoca tempo per farle, mentre l'aumento di entrata si realizza con un tratto di penna, al di là del caso specifico che io non richiamo perché riguarda tutta l'Italia, voi capite che noi siamo strutturalmente perduti. Per non usare altri termini molto poco televisivi. L'hai detto in modo, mi pare, rapido, ma è un argomento che conta. A fra poco. Noi adesso partiamo con queste due cose, che sono l'abolizione dell'euro, cioè il referendum sull'euro, poi sarà sì o no, poi deciderà anche il popolo italiano, con i banchetti, faremo i banchetti, 6 mesi di firme, se portiamo 3 o 4 milioni in Parlamento può succedere anche un miracolo, chi lo sa, magari la Lega o una parte di Forza Italia che ha fatto la campagna politica per uscire dall'euro, magari voterà a favore dell'uscita dall'euro, avremo i 2/3 del Parlamento, potremo fare il referendum e uscire davvero, chi lo sa? Chi lo sa? Noi stiamo dentro un sistema che non è più democratico, che fanno i voti di fiducia, si barricano dentro, non hanno assolutamente rispetto per nessun tipo di opposizione. Noi abbiamo programmi, abbiamo fatto cose, la stampa non ne parla. Ecco perché io ce l'ho con questa gente. Ce l'ho e ce la posso avere. Ho delle motivazioni serie. Noi abbiamo chiesto l'impeachment del Presidente della Repubblica, senza di lui. Tutta questa mancanza di dignità economica e sociale non ci sarebbe stata. Allora, Chiamparino, torno alla politica, alla politica al PD con lei, anche con Taddei, su un doppio versante. Allora, è possibile ancora anche dialogare, fare accordi con Grillo su queste posizioni, naturalmente non dialogare su queste posizioni? Ma guarda, come posizione siccome lei ha detto se il Movimento 5 Stelle, adesso ritorno alla battuta, alla dimensione paradossale, dico, lei dice se il Movimento 5 Stelle ci sta, il colle vado di corsa, le ha detto, sì, ci no, ha detto che era una battuta, però non è una battuta, immagino l'apertura. Il Movimento 5 Stelle, io dico, nella mia esperienza vedo 8 consiglieri del Movimento 5 Stelle con i quali, se si va sui temi, in larghissima parte si può ragionare, poi su alcune posizioni su alcune cose ci sono posizioni diverse, esempio la TAV, però non sono persone da espellere dal consesso della politica, perché sono persone con le quali un confronto è possibile. E d'altra parte, quando una forza politica rappresenta il 25% circa dell'elettorato, devi porti il problema di come la fai diventare protagonista e non la lasci semplicemente a fare le cose che fa Grillo. Cioè, le posizioni di Grillo, secondo me, sono figlie del fatto che si sta accorgendo della sua vacuità e della sua irrilevanza rispetto alla scena politica italiana. Ecco, però forse il recente rafforzamento del Partito del Nazareno, proprio ieri c'è stato l'incontro con Berlusconi, pare che abbiano chiuso anche sulla legge elettorale, ha fugato tutte le minacce della settimana scorsa di fare un accordo con Grillo.
se, cioè, forse è stato messo un po' da parte questo dialogo. Credo che giustamente da un punto di vista politico avrei fatto anch'io così, essendoci stato un accordo precedente con Forza Italia sulle riforme, avrei cercato di aggiornarlo prima di tutto con loro. Questo non vuol dire escludere altri. Oggi siamo in una situazione in cui può piacere o meno, ma il PD a me piace, ma può piacere o meno, capisco, il PD è al centro dello schieramento politico e quindi tutte le altre formazioni cercano in qualche misura di entrare in gioco dialogando col PD e, ripeto, le posizioni di Grillo mi sembrano posizioni di chi, diciamo, sente sempre di più l'irrilevanza politica e cerca di alzare l'asticella della sua irrilevanza politica. Posso chiedere un'altra cosa al Presidente? No, ricordando il dibattito che c'è stato ieri in direzione, che è solo l'ultima puntata di questo, diciamo, acido, direi, scontro dentro il PD. Non mi riferisco tanto alle posizioni della minoranza, perché insomma un gruppo che ormai ha perso il congresso è minoranza nel partito. Non mi riferisco nemmeno alle decisioni della Camusso, però intanto, come ogni giorno vediamo che ci sono manifestazioni, anche scontri, anche se manifestazioni piccole, poi operai, ieri l'asta ha bloccato le strade, domani c'è uno sciopero sociale dei precari, lo sciopero generale della CGIL. La domanda è, in questa mutazione genetica del PD che sta avvenendo adesso e che in prospettiva appunto si compirà con la nuova legge elettorale, lei pensa che il PD si sta perdendo una parte, un pezzo del paese, lasciando stare tutto il dibattito ideologico, l'elettorato tradizionale di riferimento del PD? Pensa che c'è questo rischio, visto che la crisi economica appunto non dà segni di svolta? La domanda è complicata, perché richiederebbe, nel senso che lei mi sta chiedendo, diciamo, gli effetti di un cambiamento del sistema politico del Partito Democratico. Io dico, da tempo secondo me il PD, anche quando non si chiamava ancora PD, non era già più un partito che funzionava per appartenenze sociali, perché da tempo, io mi ricordo da quanti anni il Corriere della Sera scriveva che gli operai di Milano o della Mirafiori votavano più Lega, quindi non è una cosa così strana. Io dico che stiamo andando verso siamo già dentro da tempo verso la logica dei, io li chiamo partiti programma, poi non so se in dottrina è la cosa più corretta, e questa è la strada, e bisogna cercare, dal mio punto di vista, certamente di parlare a tutti, ma a cominciare da quelli che sono più in difficoltà dal punto di vista sociale, perché questo non vi è dubbio. Il mio dubbio è che i sindacati stiano parlando alla parte più, perché quando io vedo gli operai della Terni che stanno perdendo il posto di lavoro, posso non condividere certe forme di protesta, però le capisco e dico che lì bisogna dare una risposta, perché quando in ballo il posto di lavoro, solo chi non l'ha mai perso, diciamo, può fare spallucce, chiaro questo. Quando vedo invece che ci sono posizioni sindacali, che sono più che altro posizioni politiche, diciamo, politiche, perché questa è la verità, allora dico, andiamo avanti. Quindi allora Camusso ha posizioni politiche. Voglio dire, ripeto, se io l'ho già detto altre volte, se io facessi il sindacalista come una volta, mi sarei battuto io per chiedere che si rivedesse lo statuto dei diritti dei lavoratori, certo, e non per fare come dice Landini, che essendo uno acuto capisce che politicamente questa sarebbe la mossa da fare, per estenderlo come fossero delle ere geologiche, no? Per cui ogni era ne aggiunge un pezzo. Ma perché, se tu vuoi aggiornarlo e coprire quella metà dei lavoratori italiani che non sanno cosa voglia dire lo statuto dei diritti dei lavoratori, bisogna rivedere quello che c'era prima, rimescolare le carte e ridistribuire le coperture, anche guardando fuori dai luoghi di lavoro, perché la grande novità del Jobs Act dovrebbe essere quella che tu fai finalmente un sistema di ammortizzatori sociali che accompagna il lavoratore e lavoratrice anche fuori dal posto di lavoro. No, e questo lo vediamo nella legge di stabilità. Siccome qui c'è Taddei, che si sta occupando molto del Jobs Act, ovviamente, come responsabile. No, io sottoscrivo parola per sì, parola. Sì, però vorrei chiederle più, diciamo, in modo più rapido e più secco, che cosa, tanto se darete, visto che la minoranza chiede questi emendamenti utilizzare comunque ancora l'articolo 18 anche per i licenziamenti disciplinari, se pensa che questa modifica ci potrà essere,
E se, insomma, se un accordo quindi con... Dunque, io penso che la discussione, andrà avanti, però c'è una cosa sulla quale vorrei la massima chiarezza. Io sono responsabile economia e lavoro del Partito Democratico. Io mi attengo a quello che sono le decisioni, le indicazioni della segreteria di cui faccio parte, ma anche le indicazioni del Partito Democratico, che ha votato un ordine del giorno in direzione. Quell'ordine del giorno per me... Non conteneva questa cosa. No, quell'ordine del giorno mi impegna, a prescindere, come responsabile economia e lavoro del Partito Democratico, mi impegna politicamente a prescindere da quella che è la scelta del Parlamento. Era però una domanda, purtroppo non c'è. Però, quindi sul licenziamento ci sono tre punti di vista molto semplici. Non nessun reintegro per licenziamenti economici, reintegro nel caso di discriminatori illegittimi e reintegro in specifici casi di licenziamenti disciplinari. Questo è l'ordine del giorno del PD. Questo vale a prescindere da qualunque cosa cambi nella legge delega. E a questo io mi attengo politicamente. No, proprio flash, torna al Senato, perché io sento dire che verrà approvato con fiducia alla Camera e basta. Decreti attuativi, senza modifiche, recepiranno senza le indicazioni della direzione del PD, ordini del giorno, non si modifica e non torna al Senato. La discussione in atto, questa è una concreta possibilità, e ad oggi, come sapete, l'orientamento anche del Presidente del Consiglio. Ma esatto. Il dibattito è in corso, ma soprattutto contano i risultati. Mi pare che contino molto anche i tempi. Grazie, in questo caso i nostri sono finiti però. Tiziana Panella, dopo di noi, Coffee Break, grazie per essere stati con noi. Omnibus torna domani, buona giornata a tutti.